Ma che non ritardo? Alle 10. Cioè? Dai, tesoro. Smettilo. Ma sì. Sì, che ci sarò, sì. Va bene. Ammazzo il capo volendo, capo nero volente. In questo nido scaldato c'è un sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, che non senti più niente. Bastava bussare. Non volevamo disturbare. Nessun disturbo. Se mi avvertivate vi preparavo qualcosa. Va benissimo così. Non lo so come la prenderà, è molto attaccato ai suoi arbusti. Va bene. Vorrei dire che poi rimetteremo tutto a posto. Che fine gli hai fatto fare? Bruno. Eh? Fuori in giardino a dare una mano. Se torna Sandrone non voglio rogne. Non aspettavi altro? Allora ricominciamo. Dov'è Sandrone? Non lo so. Sarà con una delle vostre puttanelle. Non c'è un modo di rintracciarlo? Un amico, che ne so, qualcuno che può aver avvertito? Se non lo sei tu. Certo, se non ha avvertito voi mi chiedo chi altri. Ah, una persona ci sarebbe. Ti hanno visto scavare in giardino? Non mi risulta. Vedremo. Chi ci ha avvertito dice di essere una buona amica di Sandrone. La vicina, quella troia di Diana. Se la intendevano in fatto di piante e arbusti. Diana dice che se Sandrone fosse partito l'avrebbe sicuramente avvertita. Questo è quello che dice a voi. Comunque Sandrino è partito all'improvviso, altrimenti gliel'avrebbe detto. Adesso che ci penso c'è dell'ottimo mirto. Preferisco il caffè. Lascia fare a me. No, no. Se poi dice la verità e torna Sandrone sono cazzi. Se permettete io me ne berrò un goccio. Diana dice di aver sentito 3 colpi di pistola. Non possiedo armi. Un pappagallo. C'è un pappagallo seduto qua fuori. Sì, deve essere Nettuno. Avevo notato che la gabbia era vuota. Ma è davvero un'ottima osservatrice. Vuoi dare un'occhiata al cadavere? No, mi terrorizzano i morti. È piuttosto conciato male. Da quello che ho visto qualcuno ti ha sparato in testa. Tira fuori l'arma. Mm?
mancano tre. Non ne so nulla. Che si fa? Si scava. Il giardino è grande. Io vado a mettermi qualcosa addosso, comincio ad avere un po' freddo. Stai bene così. Non fa freddo. Quando un uomo sparisce, il primo sospetto è la moglie, sai? Io e Sandrino non siamo sposati. È per questo che se ne fa una dietro l'altra. Sandrino può anche prendersi degli spuntini fuori, poi torna sempre a cena a casa. Perché non chiedi a Carlino, eh? Portami Carlino. Abbiamo trovato un gatto con una pallottola in testa. Do un'occhiata in cantina. Certo non hai molta fantasia. Fai fuori Sandrone e poi lo seppellisci in giardino. O in cantina. Se io volessi uccidere mia moglie, lo sai cosa farei? Gli legherei una corda ai piedi. E l'attaccherei a testa in giù, a un palo. Poi prenderei un bastone, mi benderei gli occhi e ci giocherei la pignatta. Bang! Fino a fracassargli quella testaccia di cazzo. Poi prenderei quel che rimane del suo corpo e lo metterei in un sacco. Lo caricherei in macchina. E imbucherei una di quelle stradine sterrate, frequentate solo da amanti. La seppellirei lì. Io sfido chiunque a ritrovare il corpo. Non c'è bisogno neanche di andare troppo lontano. È pieno di posti adatti qui intorno. Salve, Carlo. Pare ci sia un piccolo mistero qui. Io che c'entro? Non vuole dirci dove è Sandrone. Abbiamo trovato un pappagallo e un gatto. E entrambi hanno sparato alla testa. Diglielo tu, Carlino, che è partito all'improvviso. Franco non mi crede. Tranquillo, tranquillo, Carlino. Che se salta fuori qualche cosa vedrai che non la passa liscia. Non ti preoccupare, non ho fatto niente, Carlino. Sandrone è molto più vecchio di te. Ma l'età non conta. Perché stai con lui? Per il suo fascino. Il fascino? Sandro ha i soldi, la casa è di Sandro. Oltretutto tu hai un conto cointestato di cui sei l'unica beneficiaria. Se è per questo anche lui è l'unico beneficiario del mio conto. Questo pareggia le cose, no? Una scimmia. Hanno trovato una scimmia del cazzo con una pallottola in testa. Cosa diavolo non hai fatto? Non ti conviene, te l'assicuro. Il pappagallo, poi il gatto e infine la scimmia.
stato travolto un uomo da un pirata della strada. Sembra sia Sandrone. Voglio che andate a controllare, è successo vicino alla stazione. Anche tu, Carlino. Non ti devi preoccupare più di nulla. Ho usato la macchina che ti ho procurato. Sì, l'ho mollata in periferia. Si è sfondato un fanale. Ero un po' preoccupata che Sandrone non ci fosse. Sandrone è sempre puntuale. I biglietti sono pronti. Andiamo in un posto freddo. La Havana. Ragazzini per le scura. Occhi chiari. Non ci sono mai stata, è bello.